Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, ascoltatrici, ascoltatori o spettatrici e spettatori del settimo episodio dei Sustainability Talks di Exalting. Siamo in diretta su LinkedIn, sulla pagina LinkedIn di Exalting. Chi ci segue in diretta può naturalmente commentare o anche porre domande. Siamo sempre molto contenti di ricevere stimoli e domande dal nostro pubblico, che peraltro è molto qualificato, anche se ovviamente alle 17:30 non può essere oceanico, ma tanti ci seguono poi dopo in podcast, piuttosto che nelle registrate, che sono sempre reperibili sulla pagina LinkedIn di Exalting e anche sul nostro canale YouTube. Ospite di oggi in questo settimo episodio, che ha il titolo di Quasi Amici, o meglio, Imprese e ONG Quasi Amici, dal titolo di un famoso e divertentissimo film francese di qualche anno fa, è Maria Grazia Midulla, che è responsabile clima ed energia di WWF Italia, alla quale do subito il benvenuto. Benvenuta Maria Grazia, grazie di essere qui con noi. Grazie di avermi invitato nel vostro salotto. Adesso un salotto virtuale, contiamo che queste chiacchierate davanti al camino possono diventare presto, adesso magari non in luglio davanti al camino, facciamo sotto la pergola magari, ma d'inverno potrebbe essere simpatico fare veramente il caminetto di parlando di sostenibilità. Dicevo, nella preparazione mi è piaciuta tantissimo una frase che ho trovato sul vostro sito, e dice: nei momenti in cui c'è vento, soffia forte il vento, c'è chi costruisce ripari e c'è chi invece costruisce mulini a vento. Io penso che questo sia veramente un momento nel quale in generale, soprattutto l'emergenza climatica e anche ambientale, perché non bisogna dimenticare che c'è anche un grosso problema di degrado degli ecosistemi, a causa dell'attività umana, c'è veramente vento di tempesta, cioè abbiamo un'urgenza di fare qualche cosa. E ci sono effettivamente tutti e due gli approcci, cioè c'è chi cerca a tutti i costi di costruire ripari quasi per cercare di far finta che non stia succedendo niente, si possa andare avanti come prima, e c'è invece chi coglie le opportunità e guarda come si può fare un mulino a vento e farci qualche cosa di buono. Partendo da questo, che è un po', insomma, un vostro claim, un vostro slogan, comunque una vostra bella frase. Come la vedi tu questa situazione? Quanti stanno costruendo ripari e quanto invece c'è la sensibilità di inventarsi mulini a vento? Maria Grazia. Beh, oggi è una giornata particolare perché ieri c'è stata la riunione dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea e non si è deciso come splittare, come dividersi il target di meno 55% della riduzione delle emissioni al 2030. E la considerazione che mi è venuta da fare è che questo è un segno di carenza di leadership. Ora, noi tutti siamo molto simpatizzanti con la crisi che abbiamo dovuto vivere, il momento in cui viviamo e i molteplici problemi che questo presenta. Però gli stessi leader europei hanno individuato proprio nella ripresa verde la chiave per uscire anche da questa crisi, ma soprattutto per evitarne una di portata ben maggiore, ben più drammatica, quella che riguarda la medaglia che ha due facce, quella della crisi climatica che porta degli impatti in sé, ma che soprattutto poi aggrava i problemi fortissimi che vivono i nostri ecosistemi, che vive la nostra biodiversità, che è la base. Noi stiamo, come diceva il mio collega, tagliando il ramo su cui viviamo. E quindi io in questo momento, diciamo, penso che c'è molto bisogno di leader, purtroppo viviamo sempre con qualche cosa che manca. Cioè non abbiamo,
quindi mi verrebbe da dire che le aziende, la società civile, come molto spesso riscontrato alle COP, quindi società civile, partecipazione dei giovani, eccetera, eccetera, ma anche comuni, città e aziende, devono in qualche modo sopperire e rendere questa carenza di leadership meno ondeggiante. Però, come ci dicevamo nella preparazione, alcune, non tutti hanno le idee chiare nel lungo periodo, e qui mi fermo perché ti l'ho lanciato la palla. Beh, allora, diciamo che con me sfondi una porta aperta da questo punto di vista, perché io ormai da molti anni ho perso la fiducia nella leadership politica a tanti livelli, ma penso che sia anche una responsabilità di cittadini, imprese e di una parte della società civile che tutto sommato ha ritenuto, incoraggiando la mediocrità delle leadership politiche, di avere più spazio per farsi i propri affari. Però una grande fiducia invece nell'intelligenza delle persone, nell'etica diffusa, perché comunque devo dire che io sono cresciuto in mezzo agli imprenditori e alle persone nelle imprese, e devo dire che la stragrande maggioranza delle persone che ho incontrato erano brave persone. Quindi penso che ci possa essere un ruolo trainante dal basso o dal mezzo, se vogliamo, perché insomma alcune imprese hanno delle importanze rilevanti anche su quel che accade nella società. Mentre spesso le enunciazioni dei governi, grandi piani, grandi annunci, poi alla fine insomma hanno poco effetto. In questo senso a me interessa molto comprendere diciamo qual è il tipo di interlocuzione che riescono ad avere delle organizzazioni come il WWF con le imprese, proprio, anche se appunto tu non ti occupi specificamente dei rapporti con le imprese, ma nell'essere responsabile del clima ed energia ovviamente incontri anche le imprese o collabori e hai rapporti con loro. Quindi quanto pensi che ci sia questa percezione anche di questa responsabilità in qualche modo di essere forza trainante per accompagnare questa transizione necessaria e urgente da parte delle imprese? Dal tuo punto di vista? Per chiudere il capitolo, diciamo, politico, anche io non sono pessimista. Il problema è che appunto abbiamo poco tempo e spesso e volentieri abbiamo invece delle persone che remano contro, ed è difficile andare avanti in questo modo senza una volontà comune da parte dei paesi. È una battaglia veramente epocale che non possiamo che vincere tutti quanti insieme. A questo proposito pensavo prima, chi ha detto ci vuole un'economia più fondata sulle persone? Vediamo se lo indovini. Mi arrendo, mi verrebbe da andare a economisti gandiani. Allora, l'ha detto oggi il cardinal Turkson, parlando di clima, parlando proprio di nella settimana della Laudato Si, quindi parlando non solo di clima, di ambiente, eccetera, eccetera. Certo. Ecco, questo per dire che secondo me forse è il tempo per le aziende di farsi delle grandi domande. Che cosa cambiare? E non che cosa fingere di cambiare, perché ci sono queste due accezioni che sembrano, diciamo, simili, ma non lo sono per nulla. È venuto il momento di cercare di farlo. Devo dire che sempre più, io ricordo sempre, lo cito sempre, una volta ero in treno, non avevo detto di che cosa mi occupavo, e una persona che poi ho scoperto lavorava per una grande multinazionale che fa i surgelati, mi diceva, ma per noi la pesca, la biodiversità, la vita in mare è il nostro core business, perché senza il merluzzo noi non facciamo i bastoncini. Si è anche rivelato di che multinazionale si parlava.
Ed è così un po' per tutti, ma tutti pensano che invece questo non valga o che l'ambiente, la natura e le condizioni di stabilità climatiche come le conosciamo siano garantite. E non è assolutamente, assolutamente così. Anzi, il rischio che noi corriamo è esattamente, riguarda tutti quanti i settori. Ed è un rischio sia di impatti, sia di mancanza di risorse, ma soprattutto poi anche di stabilità totale, perché sono uscite le statistiche sulle persone che si stanno muovendo, ma non solo i migranti, anche quelli che devono abbandonare la loro casa per muoversi all'interno dello stesso Stato, per colpa di eventi climatici estremi, e sono dei numeri da far tremare i polsi. Molto spesso le aziende a questo non ci pensano, ma addirittura nel loro business. Cioè loro non pensano che il loro business può subire l'impatto del cambiamento climatico e che c'è un impatto del cambiamento climatico che ormai diciamo non riusciremo a evitare, ma che oggi stiamo lottando per evitare il cambiamento climatico catastrofico, quello che mette sul lastrico le nazioni, ecco, quello che può provocare 200 giorni l'anno o 100 giorni l'anno di una temperatura oltre i 40 gradi o addirittura vicino ai 50 gradi che rende alcune aree inabitabili. Ecco, di questo stiamo parlando. E io vorrei tanto che se ne rendessero conto di più. Beh, questo è molto interessante. Io porto una piccola esperienza di sofferenza da cambiamento climatico nella nostra azienda agricola biologica qui in Pianura Padana. Noi 3 anni fa abbiamo dovuto, per finire il raccolto del pomodoro, far arrivare l'acqua con le autobotti. Che è una cosa assolutamente fuori da ogni orizzonte, e la decisione che è stata presa è che qui d'ora in avanti non si fanno più pomodori, non si fanno più colture che richiedano irrigazione. Cioè manca la permacultura, il nostro è un caso piccolissimo, ma è il livello di riflessione che bisogna fare, cioè rischiamo di non avere le produzioni di cibo. Quindi questa è la scala dei problemi, e la cosa di cui parlavi tu è molto interessante, perché proprio stamattina ho letto un articolo che condivideva una comunicazione di BlackRock che richiamava l'attenzione sul rischio geopolitico, che è un rischio che è stato abbastanza trascurato ultimamente, ma in realtà, se noi pensiamo a quelli che possono essere gli effetti destabilizzanti del cambiamento climatico su intere regioni del pianeta, e proprio con numeri di spostamenti dovuti alla fame e alla sete, quindi non stiamo parlando di migrazioni dovute al desiderio di migliorare la qualità di vita, stiamo parlando di popoli che si spostano perché non c'è più acqua da bere. Questo rischia di essere una catastrofe di proporzioni planetarie, no? Ed è nell'interesse di tutti ragionarci, occuparsene, trovare delle soluzioni. Ma questo, se pensiamo a tutto il chiasso che è stato fatto qualche anno fa sul tema migrazioni, parlando di qualche centinaio di disgraziati che arrivavano sulle nostre coste, come mai invece questa emergenza e questo rischio colossale è così poco nell'immaginario collettivo, secondo te? Stiamo un po' deviando, ma ci siamo andati su, secondo te? Ma secondo me la narrativa ovviamente non la fanno gli intellettuali, ecco, chiamiamo così tanti operatori, dai giornali ai media e agli stessi politici, e non è nel loro radar. Io vorrei raccontarti un piccolo fatto che mi è capitato personalmente. Io sono andata a Città del Capo nel periodo in cui sembrava che c'era una tale siccità che sembrava che dovessero praticamente chiudere i rubinetti per tutti.
e distribuire l'acqua tramite autobotti in 32 o 24, adesso non mi ricordo, comunque poche decine di punti di distribuzione per una città di 3 milioni e mezzo, 4 milioni di abitanti. Già c'erano sui media e sui social media quelli che dicevano che era tutto un modo per garantire l'acqua soltanto ai privilegiati, o che addirittura dicevano che era un modo per far patire di sete i meno abbienti. Sicuramente i meno abbienti ne avrebbero sofferto molto di più degli altri. E comunque poi potete immaginare la situazione sociale che si prevedeva, e già c'erano comunque condizioni di igiene molto scarso. Qui ritorniamo alla malattia, alle pandemie, cioè alle condizioni che poi diciamo fanno incontrare i problemi, no? Certo, li moltiplicano. E allora ecco, di tutto questo secondo me non c'è la percezione. La cosa peggiore è che non è solo nell'immaginario collettivo, ma anche da parte di quelli che dovrebbero saperne più degli altri. Questa è la cosa seria. Però appunto tu mi avevi stimolato a pensare in positivo, però il negativo uno lo deve sempre avere di fronte, nel senso che... È importante conoscerlo, certo, per poter dire tutto. Deve anche capire che non lo fa per hobby. Non lo fa solamente per diciamo afflato ideale, lo fa perché questa è la nostra scommessa di sopravvivenza, e soprattutto è la nostra scommessa di sopravvivenza insieme, perché il filo rosso di tutto quello che io dico oggi o che dico sempre è sempre che noi dobbiamo collaborare con le aziende, appunto. Chiaramente il rapporto secondo me deve cambiare profondamente, e certamente anche da parte nostra, cioè noi dobbiamo metterci nei loro panni, però il rapporto che le aziende hanno normalmente con le organizzazioni, diciamo, anche di consumatori, non solo con tutte le ONG, è un po' quello del io ti aiuto, però tu mi rinverdisci un po' l'immagine. Ora, da molto tempo non è più così, ma soprattutto io penso che non debba, che sempre più non debba essere così, che sempre più loro debbano cogliere anche il fatto che dalla società civile viene una visione di fenomeni che non sono nel loro radar, prima di tutto. Ma poi anche io faccio più un piacere a un'azienda se sono critica e se dico la verità, che se dico guarda quanto sei brava, sei bravissima. Gli faccio un piacere perché oggi la sostenibilità vera, non la comunicazione della sostenibilità, è un fattore di competitivo. E quindi io gli sto facendo un piacere. Come no? Beh, questo è assolutamente in linea con il nostro approccio e con il nostro operato. Anche a me interessa molto cogliere le opportunità nelle collaborazioni. Io condivido qui anche pubblicamente questa cosa che dicevo a te anche la prima volta che ci siamo sentiti. Io ho presieduto i lavori di un Sustainability Summit nel novembre del 2019. Ho avuto ospiti 8 imprese, grandi imprese anche, che hanno partecipato a questo evento e hanno condiviso i loro progetti. 7 su 8 avevano delle partnership con WWF, delle quali erano contente. E quello che loro dicevano sostanzialmente era a noi porta la collaborazione con le ONG, porta 2 aspetti fondamentali. Uno, anche soprattutto per aziende che hanno delle catene del valore, soprattutto delle catene di fornitura lunghe, sparse in giro per il mondo, spesso le ONG hanno una competenza, una conoscenza di temi locali che le aziende non riescono ad avere, e quindi porta sicuramente una ricchezza da un punto di vista informativo. E dall'altro sono delle ottime sentinelle di segnalazione di minacce o di rischi negativi, a seconda della definizione che vogliamo utilizzare, no? Quindi
la collaborazione sicuramente già da questo primo punto di vista è molto costruttiva, e in un mondo nel quale la base della sostenibilità è la gestione dell'incertezza e quindi la gestione dei rischi negativi e la possibilità di cogliere le opportunità, avere delle sentinelle efficaci e dei conoscitori di temi in modo approfondito è un elemento fondamentale. L'altro aspetto che io trovo molto positivo, e non so se abbiamo in mente la stessa azienda che fa della pesca, ma una di queste aziende con la quale poi ho anche fatto amicizia, perché ha un bellissimo team della sostenibilità, che prevalentemente lavora il tonno, ha fatto proprio con voi e anche con altre organizzazioni una partnership dalla quale addirittura sono scaturiti degli organismi internazionali di controllo della pesca. Ma da un certo punto di vista è ovvio, perché se danneggiano gli stock del tonno si mettono fuori dal business da soli, no? Di questo da un certo punto di vista dovrebbe essere banale, invece in certi casi non lo è. Quindi questo approccio secondo me è sempre molto interessante. Rispetto a ciò che può portare l'organizzazione della società civile all'azienda nella collaborazione, oltre alle cose che ho detto, a te cosa viene in mente? Quale altro know-how o contributo a trovare opportunità potete portare? Allora, io prima di tutto voglio parlare delle critiche, di chi ci critica per quando collaboriamo con le aziende. La prima cosa che mi viene da rispondere è che certamente sono sfide veramente molto molto difficili. Miei colleghi anche che si occupano di altri settori che hanno lavorato per arrivare a una partnership con l'azienda ci hanno messo molto tempo e hanno lavorato veramente duramente, però quando poi hai il risultato, soprattutto se è una grande azienda, io in termini di CO2 posso ottenere riduzioni che sono analoghe a quelle che io chiedo agli stati, insomma, e che hanno la stessa portata di quella di uno stato alcune volte. E quindi ovviamente questo per chi poi fa il conto della CO2, perché io e tutti quanti noi sempre di più dovremmo cominciare a fare il conto della CO2 e cercare di risparmiare un chilo, una tonnellata di CO2 il più possibile, come se fosse denaro, ecco, è importante, molto importante. Certamente le difficoltà sono molteplici. Una che mi viene in mente subito è che magari tu fai un accordo con un'azienda su una tematica che può essere appunto la CO2. Dopodiché però non puoi ignorare che quell'azienda, che ne so, usa sostanze chimiche tossiche, e quindi alla fine la partnership assume un orizzonte più rotondo. Questo complica un po' le cose, ma la sostenibilità è un po' complessa. Noi ci siamo abituati alle cose facili, appunto, pensavamo che mettere il petrolio dentro al motore a scoppio ci risolvesse tutti i problemi con grande facilità, poi avevamo le pompe di benzina eccetera, quindi tutto semplice. Però poi alla fine abbiamo visto, qualche giorno fa facevo un paragone storico, perché io sono appassionato di storia, poi sembra che non sia vera questa storia, ma Enrico VIII sembra che dovesse il suo caratteraccio al fatto che assumeva mercurio per la sifilide. Allora, il problema è che certo magari stava meglio nell'immediato, però poi si è avvelenato e abbiamo visto con delle conseguenze pessime. Allora, che fosse vero che la colpa fosse del mercurio, no, molte volte noi cerchiamo la soluzione semplice e alcune volte poi, e questo è il rischio che corriamo oggi, ci mobilitiamo in difesa della soluzione sbagliata invece di cercare la soluzione vera ai nostri problemi. Ecco, questo è,
è un po' il momento che stiamo vivendo. Quindi non è una cosa semplice, ma sono sfide che poi, quando portano dei risultati, portano dei grandi risultati. Questo ritorna secondo me un po' al discorso del ripario dei mulini a vento, no? Perché una tipica soluzione umana è quella di cercare una soluzione veloce, breve, che mitiga gli effetti, non risolve le cause e crea ulteriori problemi. Questo lo vediamo spesso in termini di salute, ma lo vediamo anche in termini di problemi ambientali, eccetera. Io penso che la sfida della sostenibilità, perché la sostenibilità è un obiettivo finale, no? Le uniche attività umane sostenibili oggi sono quelle degli indigeni dell'Amazzonia e di qualche Bushimane, se ne è rimasto qualcuno. La società evoluta umana non è sostenibile, quindi pianeta ne abbiamo uno e ne consumiamo molto di più di uno. Quindi impegnativo, però credo anche che sia molto divertente, molto stimolante. Io sono curioso e vedo che cosa sta accadendo oggi nel mondo delle aziende, nel mondo di produzioni, di processi, l'innovazione tecnologica. Ci sono delle possibilità enormi oggi e in questa sfida la creatività e l'intelligenza umana, che sono specialmente spesso espresse nelle imprese, secondo me può fare veramente tanto. Per questo andiamo a toccare un tema cui abbiamo accennato nella nostra preparazione: le politiche economiche e le politiche energetiche, no? Allora, in Italia abbiamo tipicamente e storicamente fatto fare le politiche energetiche alla società petrolifera di Stato e le politiche di trasporti alla più grande impresa italiana di produzione di autoveicoli, e quindi in realtà la mia sensazione è che abbiamo un po' tarpato le ali all'innovazione, allo sviluppo e all'andare un pochino verso qualche cosa di più moderno, di più utile e più sostenibile. Tu che ti occupi istituzionalmente, direi, di clima ed energia, dal tuo punto di vista com'è questa situazione? Ma sicuramente noi abbiamo delegato molto, basti sapere che per esempio in occasione del PNRR, Cassa Depositi e Prestiti, che dovrebbe poi gestire materialmente i fondi, ha fatto un accordo con Confindustria Energia. Ora tu dici, ma scusate, ma lo Stato dov'è in tutto questo? Voi fate gli accordi direttamente tra di voi. C'è un po' una confusione di ruoli e soprattutto sembra che il governo, gli enti locali, le regioni, eccetera, non abbiano alcun ruolo nel mettere insieme le cose. Vorrei spiegarmi meglio perché sennò sembro una specie di socialista vecchio stampo. Il problema è di tutt'altro tipo e queste cose le fanno in tutti gli stati dove è nato il capitalismo in Europa, quindi non si vede perché da noi non si possono fare. È ovvio che se tu hai degli obiettivi che sono degli obiettivi per il bene collettivo, quindi per lo sviluppo collettivo, per la salvaguardia dell'ambiente, per la salute o per qualsiasi cosa, diciamo che la cosa importante è mettere insieme le forze in modo da fare sinergie, perché niente si può fare da soli. Questo fare sistema da noi è sempre mancato. Anzi, qualche imprenditore mi diceva, dice, ma da noi i distretti sono falliti. Poi mi sono stata attaccata da un collega di Legambiente perché ho detto i distretti sono falliti, ma diciamo non hanno espresso il loro potenziale, i distretti industriali, proprio perché le aziende faticavano a mettersi insieme. E questo è individualismo, può essere, però sicuramente che manca quella visione che le lega. Oggi, quando una centrale a carbone deve chiudere,
I comuni sono lì che boccheggiano, e ti posso assicurare che tutti i comuni dove c'erano le centrali a carbone sono contrari, per esempio, ad avere un'altra centrale a gas, però vorrebbero vedere delle prospettive diverse di sviluppo sostenibile, ma non c'è il pubblico, cioè mancano gli enti locali, le regioni, ma soprattutto diciamo, una visione nazionale di dove fare che cosa. Cioè, noi, che ne so, ci servono gli autobus elettrici, poi finiamo per mettere nel piano, nei collegati al PNRR, i soliti autobus inquinanti, perché noi non abbiamo la filiera e ci continuiamo a lamentare. Magari quando arriveranno gli autobus dalla Cina ci continueremo a lamentare che noi non abbiamo la filiera degli autobus. Ma chi la fa la filiera? Chi mette insieme le forze per fare la filiera degli autobus elettrici? Perché non stiamo investendo sulle batterie, per esempio, che sono uno degli elementi centrali di tutta la rivoluzione del futuro, perché sono diciamo, lo snodo di collegamento anche tra la rivoluzione energetica e quella digitale. Ma è possibile che non c'è nessuno che mette insieme tutte queste cose? Certo. Ovviamente non contro le imprese, con le imprese, con tutti gli attori, compresi naturalmente i cittadini, perché nella transizione l'aspetto sociale è rilevantissimo, e noi diamo forse più importanza addirittura dei nostri interlocutori, anche qui governativi, a questo aspetto qui. Beh, questo che stai nominando è tipicamente il ruolo della politica economica. Tutto sommato, anche quando c'è stata la grande ondata del sostegno pubblico, quindi con i soldi dei cittadini, all'incentivazione del fotovoltaico, per esempio, mi sembra che non sia stato fatto nulla per promuovere la costruzione e il rafforzamento di una filiera nazionale in questo campo, che fosse sia della produzione che fosse del recupero, e quindi comunque anche per incentivare uno sviluppo economico che poi anche le persone possano percepire sul territorio, perché poi alla fine altrimenti non si percepisce la messa in moto di questi percorsi, no? Quindi la mancanza di una politica economica anche un po' lungimirante, perché una politica economica per lo sviluppo di una filiera, magari in un settore innovativo, deve avere un orizzonte, non so, a 20 anni, e quindi comunque richiede una certa leadership, che di nuovo torniamo da capo, fa fatica a trovarsi. Ma in fondo, se tu ci pensi, leadership vuol dire avere la capacità di guardare lontano. Il nostro grandissimo nemico è il guadagno immediato, il tendere a dover anche molte volte rispondere ai propri azionisti di 6 mesi in 6 mesi. Tutto questo è nemico del sopravvivere nel lungo periodo. Ecco, si fa l'azienda che... Chi, non mi ricordo il gruppo che ha cantato, che ha composto e cantato Mai Sharona, però Mai Sharona è una tipica canzone che tutti conoscono del rock, pop, eccetera, però c'è il gruppo che l'ha fatta, ha fatto quello e poi basta. Ecco, e poi ci sono i Led Zeppelin, poi ci sono altri gruppi. Ecco. Allora, posso dirti che si chiamavano Neck. Mai Sharona, che roba degli anni 80, di quando si andava a ballare noi, insomma. Questo è molto interessante. Il tema della leadership ovviamente è un tema fondamentale su tutto, ma perché sono quello che nelle culture native erano gli anziani del gruppo, i saggi del gruppo, quelli che guardavano avanti, no? E quelle dovrebbero essere le comunità, dovrebbero essere in linea di massima guidate da persone sagge che hanno la capacità di guardare nel futuro e prendersi cura e prevedere di che cosa avrà bisogno la comunità. Questa è una cosa che un po' manca. Trovo interessante da questo punto di vista che uno dei alcuni, diciamo, tra i promotori
di una transizione che in qualche modo sta accelerando, senza santificare nessuno, io non santifico mai nessuno, ma mantenendo lo spirito critico, siano alcuni operatori della finanza, cioè investitori, e dall'altro lato gli assicuratori, le assicurazioni, le grandi compagnie di assicurazione. Questo secondo me perché tipicamente nel loro mestiere è necessario fare una valutazione di rischio anche a medio e a lungo termine, soprattutto le compagnie di assicurazione, no? Che non possono chiudere i loro bilanci a 12 mesi e dire ok, quest'anno è andata così, devono avere per forza un orizzonte lungo. Quindi in questo senso, di nuovo, se manca una leadership dal punto di vista governativo, può darsi che per esigenza, anche se non per bontà d'animo, magari dagli investitori venga un pochino questa spinta. Speriamo che il regolatore, diciamo, richieda comunque la serietà dei requisiti, perché se siamo di nuovo a verniciardi verde non andiamo da nessuna parte, insomma, no? Però io vedo qualcosa di serio in questo. Non tutto, ma ce ne vedo. Tu come lo percepisci? Anch'io lo vedo dei segnali positivi, vedo anche una volontà di andare abbastanza avanti. Spero che ne prenda atto e che salga a bordo anche la finanza italiana, che mi sembra, quella, mi riferisco a quella privata in questo momento, ma anche quella pubblica avrebbe qualcosa da fare, perché mi sembra, diciamo, che ancora non abbia chiaro che questa non è una fase momentanea, ma è una fase che continuerà. Ecco, poi tu mi induci naturalmente a parlare della questione della tassonomia europea. Ovviamente lì si è cercato di fare il gold standard degli investimenti, e il fatto che poi qualcuno abbia ben pensato di cercare di infilarci dentro il nucleare, che insomma è moribondo da parecchio tempo, la centrale nucleare in Finlandia l'hanno aperta, non mi pare, quanti anni fa dovevano aprirla. E va bene, ma a parte questo, oppure il gas, che è un combustibile fossile, ed è venuto John Kerry a ricordarcelo, cioè appunto ricordando gli anni 70-80, il fatto che un americano venga in Europa a dire guarda, questo è un combustibile fossile, mi sembra che sia molto significativo. E poi comunque sia persino, e poi anche le biomasse, ecco, queste cose sono ancora pending, cioè non è un pericolo scongiurato. Io credo che sarebbe una iattura, ma sarebbe una iattura per gli investitori, perché non c'è chiarezza, e soprattutto è una iattura per gli investitori seri e per le aziende serie. Quando oggi si dice abbiamo bisogno di target ambiziosi, i target ambiziosi garantiscono le investimenti delle imprese serie, li garantiscono contro la concorrenza, diciamo, sleale di chi invece non è serio per nulla. E quindi, a mio modo di vedere, va difesa una tassonomia che sia davvero un punto messo lì, che indichi la strada e indichi soprattutto quali sono gli investimenti di maggior valore. Qui tocchi un tema molto interessante che dal punto di vista della leadership noi cerchiamo di proporre da anni, cioè le imprese più visionarie, quelle che hanno veramente compreso che questa transizione è una grandissima opportunità, sono poi quelle che fanno lobby per delle regolamentazioni severe, perché si rendono conto che queste poi, se tu investi nell'innovazione in direzione della sostenibilità, una regolamentazione severa ti tutela e ti favorisce, e oltretutto aiuta a ripagare il tuo investimento, perché chiaramente a questo punto penalizza chi ha voluto fare le scorciatoie e invece dà spazio a chi ha fatto le cose fatte bene.
A questo proposito, abbiamo ancora qualche minuto, c'è una riflessione interessante sul tema regolamentazione europea confronto sui mercati globali. Cioè c'è un po' il timore di dire se noi regoliamo molto strettamente le aziende europee, poi dopo va a finire che con le regole del commercio mondiale ci troviamo invasi da prodotti fatti a costo inferiore e non abbiamo risolto un bel niente, anche perché l'Europa sta diventando sempre più piccola rispetto al mercato globale. Siccome immagino che tu abbia un orizzonte anche planetario, come la percepisci questa cosa? Intanto vedo poi di guardare i commenti che riceviamo. Sì, certamente qualche anno fa, quando una regolamentazione aveva, si riusciva ad attuarla in Europa, aveva una portata a livello globale immediata, e questo ha fatto sì che molti interlocutori abbiano creato degli uffici per cercare di fare lobby a Bruxelles per bloccare determinati cambiamenti. Però la fase successiva, cioè quella in cui l'Europa ha comunque un po' boccheggiato, perché appunto i benestanti cinesi piuttosto che i benestanti indiani un po' di meno, ma insomma, è vero che per adesso è solo l'Unione Europea che parla di tassa sul carbonio alle frontiere, cioè di una tassa che in un qualche modo colpisce i prodotti che sono stati fatti con alto tenore di carbonio. E forse adesso è ancora più una minaccia che una realtà. Però è vero che nel commercio internazionale la quantità di carbonio, ad esempio, avrà sempre più importanza. E allora, oggi noi abbiamo la nostra emission trading scheme, il nostro emission trading scheme. Gli americani avranno il loro mercato del carbonio, i neozelandesi hanno il loro mercato del carbonio, i cinesi hanno il loro mercato del carbonio. A un certo punto tutto questo farà in modo che il budget di carbonio venga in un qualche modo considerato, perché la mia battaglia è proprio questa, cioè noi dobbiamo cominciare a considerare la CO2 come consideriamo il PIL, come consideriamo l'avere le basi finanziarie per fare una legge o un progetto. Questo deve essere un po' la novità. E addirittura c'è qualcuno, Imperial College di Londra, non dei radicali ambientalisti, che da tanti anni, ormai da 10-15 anni, ha già cominciato a pensare al budget di carbonio individuale. Quindi ognuno di noi avrà la sua tesserina del carbonio che potrà anche scambiare. Naturalmente ci sono implicazioni sociali enormi che vanno valutate attentamente. Insomma, secondo me stiamo andando verso una fase ancora diversa. Ti sento che vuoi farmi le domande, sento che sei... No, mi sono un po' inquietato perché penso che in questo momento di idee di avere delle tesserine personali stiamo già un po' esagerando, quindi pure la tesserina della CO2, che forse quella sarebbe anche utile, civile, ma insomma, in questo momento ai tesserini. No, ma va benissimo. Comunque credo che in realtà questo tener conto del carbonio, ma insomma di qual è il nostro ruolo nel confronto dell'ambiente è assolutamente intelligente, è vitale. Cioè questa espressione di stiamo segando il ramo sul quale stiamo seduti non fa altro che dipingere la realtà. Insomma, qui stiamo parlando veramente dell'ambiente nel quale noi svolgiamo la nostra vita. No, l'ultima cosa che ti vorrei chiedere per concludere è, siccome comunque abbiamo intitolato questo incontro imprese ONG, quasi amici, vorrei chiederti se tu hai comunque una bella storia di successo di una collaborazione
sui temi sui quali lavori tu, cioè dove ritieni che ci possa essere stata una collaborazione fruttuosa che ha portato anche a un'impresa un vantaggio interessante, operando seriamente dal punto di vista del suo impatto climatico o energetico, piuttosto che a livello di gruppo, insomma. Guarda, in questo momento, perché bisogna dire una cosa, il cambiamento non è lineare, quindi il cambiamento ovviamente ha delle fasi diverse. L'azienda che oggi, che ieri era all'avanguardia, oggi potrebbe essere non più all'avanguardia o addirittura in retroguardia. Però la cosa che io vorrei dire, vorrei portare il caso di un'azienda che non, con cui non abbiamo un accordo specifico, forse ce lo avremo in futuro, che però è molto interessante. Voi sapete che le imprese petrolifere in questo momento stanno tutte quante cercando di capire come possono sopravvivere, e la maggior parte di esse sta cercando di capire come possono sopravvivere senza cambiare niente, e questo purtroppo non ci fa molto piacere. Eppure noi abbiamo in Italia un'azienda petrolifera genovese che si chiama ERG, ex azienda petrolifera, che ha dismesso tutta la sua parte petrolifera e che si è lanciata nelle rinnovabili. Ora, questa a me pare una bella storia, e io spero che ce ne siano molte altre. Ci sono molte aziende che stanno cercando di cambiare. Ho voluto nominarne una, ma non nominerò molte altre. Noi facciamo tifo perché cambino, ma naturalmente vediamo anche la difficoltà del cambiare e non possiamo che incalzarle in questa fase. Non se la prendano a male, ma dobbiamo incalzarle. Ecco. D'altra parte, quando parliamo di aziende, dobbiamo sempre ricordarci che parliamo prima di tutto di persone, no? Quindi se trovo che sia sbagliato difendere qualche cosa che è indifendibile col ricatto dell'occupazione, dall'altro lato bisogna anche ricordare che le aziende sono fatte da persone e c'è un patrimonio enorme di intelligenza umana, di impegno, di creatività, che possono assolutamente essere valorizzati, vanno rispettati, perché è inutile salvare un ecosistema poi dimenticandosi le persone, no? Quindi questo è anche il tema della sostenibilità, ricordarci che abbiamo un ambiente da tutelare, perché è quello nel quale tutti viviamo, che dobbiamo avere dei risultati economici che permettono alle aziende di stare in piedi e quindi anche di contribuire alla ricchezza collettiva, perché nella sostenibilità c'è anche l'etica, c'è il fare il proprio dovere fiscale nei confronti della collettività, eccetera, e c'è un aspetto sociale che viene rispettato anche tenendo conto che le aziende vanno eventualmente aiutate nella transizione. Questo mi sembra sia una cosa preziosa che avviene attraverso la vostra collaborazione. Solo una domanda su questo caso che hai citato di ERG, qui, ma nella loro transizione, conosco un pochino il loro impegno, c'è stata comunque anche una collaborazione con voi? Avete fatto dei progetti insieme nella transizione? No. Da soli, noi abbiamo comunque in alcune fasi siamo entrati in contatto con loro e abbiamo dato anche delle nostre valutazioni sull'l'importanza che una cosa poteva avere rispetto all'altra, ma non così come fanno con te, insomma, senza nessuna. Però noi pensiamo e spero che in futuro collaboreremo di più con loro, ma così ho voluto fare questo esempio perché ce ne sono molti altri. Per esempio adesso mi viene in mente Sofidel, che è un nostro campione del clima, un'azienda con cui quando parlo con loro parlo come a un alleato, insomma, persone che vogliono cercare il più possibile di migliorare. È difficile nel loro campo, peraltro, perché voi sono un'azienda energivora, insomma, però stanno facendo il massimo. Ecco, molte volte a me questo è quello che piace, perché noi dovremmo fare una riflessione nazionale su quello che è successo alla funivia.
traendone qualche lezione, perché se no passa tutto e diventa tutta una questione di un gancio messo al freno piuttosto che... Invece non è così, lì c'è proprio il fatto che la furbizia a scapito, cioè che può portarti ad aprire dopo il lockdown, eccetera, eccetera, però poi ti può costare tutto, ma soprattutto costa tutto alle persone che periscono. E noi dovremmo fare una riflessione vera, vera, e le aziende dovrebbero farla particolarmente, su come si perseguono gli obiettivi della transizione nell'interesse di tutti, su come si può cercare al massimo di salvaguardare anche l'occupazione. Alcune aziende fanno degli sforzi in questo senso, potrei fare i nomi, ma già ne ho fatto uno, anzi, se no, No, appunto, se no poi sto dando troppi crediti. Diciamo, prima vedere cammello, come si dice, prima vediamo i risultati. Però alcune aziende stanno cercando il più possibile nella transizione di non licenziare le persone. Addirittura una cosa molto buona che succede è quella di cercare di indurre nuova capacità locale sull'efficienza energetica e sulle rinnovabili. Insomma, qui bisogna fare veramente ecco, la parola d'ordine è collaborazione. Certo. Se noi non impariamo a far questo. Siamo in pieno nell'obiettivo 17 degli SDG, no? Le partnership per gli obiettivi. Tra l'altro, ci ha salutato prima commentando Antonio Baio di Confindustria Vicenza, che è un nostro partner, di cui siamo partner per un progetto sulla sostenibilità per tutta la comunità imprenditoriale del territorio. Quindi questo appunto di nuovo va nella direzione dell'obiettivo 17. Concordo con te, noi abbiamo fatto un'esperienza qualche anno fa di partecipare alla promozione di un distretto che proprio si è arenata perché le imprese avevano timore di poter condividere delle cose riservate collaborando in un'ottica di distretto, restando così nane e venendo poi superate ovviamente dalla competizione internazionale. Quindi c'è un cambio culturale da fare, c'è un cambio culturale da fare su tanti aspetti. Credo che comunque, a conclusione della nostra chiacchierata di oggi, il dialogo e la collaborazione costruttiva con le organizzazioni della società civile possa essere sicuramente uno strumento. Appunto, ho portato la testimonianza di queste imprese che ho conosciuto personalmente, che ne sono molto contente, e quindi su questa nota io direi, incoraggio tutti gli imprenditori e i manager che stanno ascoltando a percorrere questa strada. Noi, tra l'altro, per i nostri clienti, accompagnandoli sul processo di sostenibilità, lo facciamo anche quando è il caso di aiutarle anche a costruire dei dialoghi positivi che portano a collaborazione, idee, sviluppo di soluzioni per problemi comuni. Maria Grazia, io ti ringrazio tantissimo del tempo che hai dedicato negli incontri preparatori, perché è stato molto interessante conoscerti, e anche oggi per il tempo che sei stata con noi. Grazie a te, grazie a voi, e se posso chiudere con una frase, non abbiate paura delle critiche. Le critiche fanno bene. Il problema è come si conduce il dialogo. Nel dialogo ci può essere anche la critica, a patto che poi si cerchi di tendere tutti allo stesso fine. Il metodo maieutico, la critica che aiuta a costruire insieme una nuova conoscenza e una nuova realtà. Allora, grazie di nuovo Maria Grazia, grazie a tutti e a tutti. Qui arrivano commenti di apprezzamento anche per te, per il tuo contributo che hai dato oggi. Io segnalo i due appuntamenti prossimi. Noi, perseguendo un obiettivo di altissima qualità nei contenuti e negli interventi che ospitiamo ai Talks, siamo anche dipendenti dalla disponibilità delle persone, quindi per ora io vi posso dare appuntamento al 23 giugno,
ospiteremo Ernesto Ciorra, Chief Innovability Officer di Enel. Vedo che Maria Grazia annuisce, sa bene chi è e può bene immaginare che contributo interessante che ci darà. E poi avremo il 21 luglio Selina Xerra, responsabile CSR e comitati territoriali di IREN, che proprio oggi ha confermato la sua partecipazione, anche lei con un incontro preparatorio interessantissimo. Quindi di nuovo sono veramente contento di questa qualità che portiamo e che condividiamo. Grazie a tutte e a tutti, e appuntamento ai prossimi appuntamenti. Seguite la pagina LinkedIn di Exalting, che non si sa mai che ci infiliamo in mezzo anche qualcosa d'altro, altrimenti ci vediamo il 23 giugno. Buona serata.